Ecco la dittatura, ecco la dittatura, ecco la dittatura delle idee imposte, senza nessuna verifica scientifica. La mascherina è un emblema, rappresenta l'ordine, lo Stato che ordina, che impone. Non abbiamo la certezza che sia tanto necessaria e tanto utile. Ma il sindaco di Fano, con cui ho già discusso, Massimo Seri, sta seguendo personalmente la vicenda del povero bambino di Fano, del povero ragazzo di Fano, che è stato portato in ospedale psichiatrico, sottoposto a TSO perché non voleva portare la mascherina. E la soluzione, prima del drammatico finale in psichiatria, era quella di una preside solenne che ha detto: abbiamo scelto l'unica strada possibile, lezioni da casa, fino a quando non deciderà di indossare la mascherina, finché non si sia piegato, finché non l'avranno umiliato, l'avranno costretto a portare la mascherina, lezioni da casa. Beh, sarebbe stata comunque una soluzione. Invece lo hanno voluto umiliare, lo hanno chiamato plagiato. I plagiati di Fano, dal sindaco alla preside, quelli che senza motivi, senza fondamenti, senza certezza portano la mascherina per forza, hanno stabilito che un giovane che si ribella in nome della Costituzione è plagiato lui. Pensate che mondo è. Ma, caro sindaco, pensa a quello che non sai e a che regole vuoi imporre. Le regole vanno imposte quando abbiamo delle certezze assolute, non quando abbiamo delle finzioni, delle maschere. La mascherina è la maschera della vostra ignoranza, cara preside dell'Istituto di Fano, che ha cacciato un ragazzo, che lo ha fatto portare via dalla polizia in un ospedale psichiatrico. Questa è la cosa più grave. Neanche il comunismo più grave si comportava così con gli oppositori, neanche il più terribile comunismo, neanche il fascismo. Siete stati capaci di andare oltre in nome della vostra follia, come se fosse ragione. È follia.